Siamo ora in diretta con Mario Di Nolfi, che ringraziamo per la partecipazione, grazie mille. Iniziamo subito con la prima domanda. Grazie mille. Iniziamo subito con la prima domanda. Come nasce il popolo della famiglia? Il popolo della famiglia nasce dall'esperienza dei Family Day che nel 2015 e all'inizio del 2016, riunendosi a Piazza San Giovanni e al Circo Massimo, fecero opposizione, diciamo così, alle politiche del gender nelle scuole e alla cosiddetta legge Cirinnà. Una mobilitazione di popolo molto, molto ampia. Italia per massiccia intensità, diciamo, oltre che per numeri davvero molto significativi, ottenemmo degli impegni a seguito delle manifestazioni di piazza. Questi impegni i referenti politici che avevano assunto, gli impegni stessi non li mantennero e di conseguenza noi decidemmo di organizzarci politicamente con un soggetto che l'11 marzo del 2016 nacque a Roma, un po' più di 5 anni fa, in un'assemblea costituente al Palazzetto delle Carte Geografiche con Nicola Di Matteo e tanti tanti amici che vennero da tutta Italia, e nacque allora il popolo della famiglia. Si dovette subito misurare perché nati a marzo c'erano le elezioni amministrative neanche 3 mesi dopo. Facemmo il nostro esordio alle elezioni comunali, grandi città, Roma, Torino, Napoli, Bologna, e quello che sta per accadere peraltro a ottobre, quando torneremo a votare proprio in quelle città. E lì si misurerà peraltro come il popolo della famiglia in 5 anni sia significativamente cresciuto. Invece, per quanto riguarda la collocazione, lei si vede più nel centrodestra o nel centrosinistra? Cioè, preferisce un Salvini o un Letta? Categorie molto poco significative per noi e tra l'altro in totale trasformazione. Sarà chiaro per esempio che in questo momento non abbiamo un sistema tripolare, è bipolare, abbiamo un sistema bipolare per via del fatto che le ultime elezioni politiche a cui abbiamo partecipato anche noi hanno visto la vittoria molto significativa di un raggruppamento che è il Movimento 5 Stelle, che ha avuto poi modo di governare con alleati destra. Salvini Conte 1, poi con alleati di sinistra Conte 2, oggi con Draghi in un schema di assemblea nazionale. Quindi, come è chiaro, tutta importante e significativa transizione. Gli 11 milioni di italiani che votarono 5 Stelle il 4 marzo del 2018 con ogni probabilità non li rivoterebbero. Sono milioni, milioni, milioni di voti, anche di molti cattolici. Noi siamo, secondo un sondaggio di Wikimedia, il partito che ha la più forte densità di elettorato cattolico. L'89% dei nostri elettori è cattolico praticante. Ed è possibile, immaginabile, che molti cattolici praticanti che nel 2018 votarono 5 Stelle oggi abbiano cambiato idea. La ricomposizione del quadro politico c'è anche il popolo della famiglia che punta a crescere e poi ovviamente punta a costruire alleanze di programmi per andare al governo del paese. Assolutamente sì. Ora passiamo al tema centrale della questione, dell'invito, il DDL Zan. Come mai lei è contro? Perché il DDL Zan introduce per la volta dal 1926, cioè dalle cosiddette leggi fascistissime, delle fattispecie di reato che vanno a colpire gli oppositori politici di una piattaforma che in questo momento peraltro è estremamente vincente. Quindi una dimensione un po' totalitaria, una certa lobby che ha un tic molto preciso a voler colpire chi si oppone a quel tipo di piattaforma. Prevede ora addirittura per legge la possibilità di colpire gli avversari con il carcere, con la carcerazione fino a 6 anni per la decisione. Ha detto un magistrato in servizio che si chiama Alfredo Mantovano, in intervista
importante, il popolo della famiglia, proprio il popolo della famiglia è un soggetto politico che rischierebbe lo scioglimento per via del DDL Zan se trovasse un giudice deciso ad applicarlo in maniera zelante. E questo scioglimento avverrebbe per prima cosa con un'equiparazione alla legge Mancino, cioè con la legge che ha sciolto i movimenti nazisti e antisemiti, seconda cosa con la possibilità di combinare 6 anni di carcere ai proponenti del movimento. Ora, essendo io tra i proponenti e gli organizzatori del popolo e la famiglia, auspico di poter continuare a dare battaglia democratica in questo paese senza la spada di Damocle, i 6 anni di carcere che possono pendere sulla mia testa e sulle mie idee. Assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda invece la questione del gender fluid, che ne pensa? Penso che sia una gigantesca montatura di stupidaggini legate a interessi economici molto precisi e multimiliardari. Ho avuto modo a Canale 5 proprio poche ore fa di spiegare per esempio come funziona il gioco della multimiliardaria industria di giocattoli, che adesso producono bambole gender fluid per poter piazzare comunque un altro segmento di prodotto dentro un filone ideologico, ma lo stesso schema si può ritrovare nel mondo della moda, lo stesso schema lo troviamo nel mondo della musica, lo troviamo nel mondo del cinema, cioè evidentemente dei business che hanno bisogno di vernice fresca, chiamiamola così, per vendere prodotto, questo è il meccanismo, fanno tutto questo con l'unica finalità di poi colpire chi sono gli interessati, cioè l'immaginario di giovani e giovanissimi. Io ho avuto modo di sintetizzare tutto questo in un'espressione magari un po' colorita, ma che mi tengo molto, l'ho chiamata proprio questa settimana in una trasmissione Mediaset, tutto questo un oceano di minchiate, ed è effettivamente questo, cioè non esiste il gender fluid, esiste il maschio e la femmina. Avevo davanti un campione dell'ideologia gender, qual è Prati di Luxuria, ho chiesto a Luxuria di elencarmi i 58 generi che esisterebbero oltre al maschio e la femmina, non era in grado di fare neanche un elenco di 7 o 8 di questi, perché evidentemente non esistono, ma è una costruzione ideologica, anzi come dice Papa Francesco, una colonizzazione ideologica nella testa dei giovani. E cosa risponde a chi la accusa di essere omofobo? Che non lo sono. E invece cosa risponde al... E invece cosa ne pensa del Papa, che comunque non è molto chiaro sulle sue posizioni? I documenti del Magistero di Francesco sono chiarissimi, non chiari. Mi ricordo che non più tardi di qualche settimana fa la Congregazione per la Dottrina della Fede, con un responsum cristallino firmato da Papa Francesco, ha detto ad esempio no alla benedizione delle coppie gay. La verità è che il sistema mediatico ogni tanto utilizza la levetta del volume per alzare il volume quando il Papa fa il Papa, cioè colui che è accogliente verso tutti i peccatori, me compreso, evidentemente, e compresi anche omosessuali, senza dimenticare che il peccato sta lì e resta peccato nel Magistero della Chiesa Cattolica e evidentemente anche nel Magistero di Papa Francesco. Invece cosa ne pensa di Zan, del promulgatore di questa legge? Che ha paura del confronto, è uno che sfugge i momenti confronto con chi si oppone, ha bisogno di platee che lo rassicurino, perché lui stesso sa che quello di cui è accusato, cioè di aver scritto una legge volutamente ambigua, non è una particolare della sua legge, è il cuore della legge stessa. Quindi sa che non avrebbe buon gioco con chi quella legge la conosce benissimo, appena dito, parola per parola, nel poter far valere il ritornello che lui porta sempre avanti, secondo cui questa legge serve a proteggere
dagli atti di violenza nei confronti degli omosessuali, che evidentemente sono atti riprovevoli, che vanno puniti, sono già puniti dal codice penale, sono già puniti con eventuali aggravanti e volendo si può mettere d'accordo per scrivere ulteriori aggravanti. Se però si scrive quello che ha scritto Zan, e Zan lo sa benissimo, non si sta cercando di proteggere gli omosessuali dagli atti violenti, ma si sta cercando di costruire un clima violento contro chi si oppone alla piattaforma LGBT. Invece io ho sentito una frase di un esponente del Partito Repubblicano che diceva che una volta i ragazzi del 99 morivano sul Piave, oggi combattono per lettere come la Shoah o l'asterisco. È degenerata secondo lei la situazione? No, io credo molto nei giovani e devo dire la verità, poi alla fine incontro tantissimi giovani che hanno la forza, la voglia di combattere per la verità, di combattere per le cose serie, di combattere per il loro futuro, per il loro voler mettere su famiglia, per la cultura, per rafforzarsi, per avere più spazi e momenti per poter lavorare, per l'innovazione, per le loro idee adeguate al XXI secolo e sanno bene che evitare il ciarpato ideologico alla fine è il modo con cui ogni generazione si salva, perché ogni generazione è attraversata da ciarpate, eh? Guardate che anche la mia, anche quelli più, cioè noi non siamo stati immuni, anzi, però bisogna sapere riconoscere quello che è moda da quello che è legittimo e importante cambiamento. Io sono cresciuto in una gioventù che per una porzione seguiva delle mode molto particolari, che spiegavano che avesse ragione Lenin piuttosto che Mao Zedong. Alcune migliaia di ragazzi erano arrivati a sparare addirittura per via di queste ragioni, gli avversari politici si ammazzavano. La prima persona che mi ha formato all'attività politica della Democrazia Cristiana, che è un senatore che si chiama Roberto Zuffilli, un giorno è tornato a casa, io avevo 17 anni, lui è tornato dalla sua casa di Forlì, ha trovato due ragazzi ad aspettarlo, che l'hanno fatto inginocchiare, gli hanno detto di dire le preghiere e gli hanno sparato in testa. Quindi non mi agito per il ciarpame ideologico del 2021, perché mi ricordo il ciarpame ideologico del 88, di quel giorno là in cui uccisero Roberto. Anzi, vedo tutto questo persino meno pericoloso per certi versi, è destinato a essere lavato via da qualche ondata, probabilmente di ridicolo, che comincia ad arrivare. Ho scritto in questi giorni, per esempio, delle questioni adeguate allo sport. È mai possibile che un maschio che si dichiara femmina possa gareggiare con le donne nello sport femminile? Io l'ho detto alla fine, tornando a un'altra frase che andava di moda in un'altra generazione, dove anche lì ci fu un ciarpame ideologico della generazione del 68, però quella frase è stata utile impararla. Una risata ti seppellirà. Credo che alla fine quel ciarpame sarà seppellito da una risata, e chi sosteneva che è giusto che un uomo gareggi con le donne alla fine diventerà una barzelletta. Invece di personaggi come il senatore Pillon, che è spesso accusato di omofobia e roba del genere. Adesso parliamo un po' di politica, tralasciamo i diritti civili.
Secondo lei, il governo Draghi sta operando bene o male per risollevare dalla crisi? Lo giudicheremo tra un po', diciamo. Io fossi stato io il Presidente del Consiglio avrei attivato meccanismi diversi, ma da tempo, di ristoro immediato alle famiglie e alle imprese, partendo dalla dimensione familiare. Noi proponemmo fin dall'inizio della pandemia il cosiddetto helicopter money, cioè la capacità che poi venne applicata in particolare negli Stati Uniti, sostenere un papà con una cifra fissa. In America, per esempio, davano 1.200 euro al mese a ogni genitore, 500 per ogni figlio minore a carico. Era un modo per far attraversare immediatamente al paese il momento di crisi con la sensazione che lo Stato si preoccupasse, cioè si occupasse prima dei problemi che stanno per arrivare. Invece l'impressione è che l'Italia abbia sempre agito di rincorsa, ha visto prodursi le emergenze e le ha rincorse. Non ho potuto non notare che il cambio di passo tra Draghi e Conte c'è stato. Indubbiamente Draghi è un presidente del Consiglio estremamente autorevole, basti pensare alla nomina del generale Figliuolo al posto di Domenico Arcuri, ecco, quello è il classico passaggio in cui si vede la mano di una persona che vuole arrivare a gestire i problemi in maniera molto diversa da come è stato fatto prima. Quindi l'incremento di efficienza io l'ho visto. Non ho visto il popolo della famiglia al governo, ma d'altronde so che per avere il popolo della famiglia al governo devo chiedere i voti per il popolo della famiglia. Draghi è la persona col miglior curriculum che ci sia in Italia, che ha gestito e sta gestendo un'emergenza con le opzioni di un banchiere, di un governatore che guarda molto ai numeri. Avrei voluto e voglio che si guardi di più ai bisogni concreti delle famiglie, perché molte famiglie stanno andando sul lastrico, penso in particolare a coloro che sono coinvolti nel settore del turismo, a coloro che sono coinvolti nell'artigianato, le piccole e piccolissime imprese familiari, che poi sono il tessuto economico del nostro paese, a differenza dei contesti altri. L'Italia è composta da un tessuto economico fatto di piccole e piccolissime imprese familiari, che secondo me andava dato maggiore sostegno e maggiore attenzione. Detto questo, ormai siamo in una fase di scivolamento della legislatura verso i suoi esiti conclusivi. Gennaio 2022 vedrà la sostituzione del Presidente della Repubblica. Dopo quella tappa, sicuramente cominceremo a fare il countdown per le elezioni, quindi deciderà il popolo italiano, come giusto che sia, chi è che deve governare e con quali programmi. E invece per quanto riguarda l'immigrazione, qual è la soluzione secondo voi? L'immigrazione va sempre valutata come problema estremamente complesso, che riguarda esseri umani, non è un dossier, non è la produzione delle pannocchie di mais, ecco, questo va visto proprio in tutt'altra ottica. Secondo me va rivoluzionata l'attenzione che deve essere data ai flussi migratori. La prima questione l'ha indicata bene il Magistero della Chiesa, indicando nel primario diritto a non emigrare una forza assolutamente decisiva da condurre anche in termini culturali per far sì che non si depauperi la migliore forza trainante delle nazioni che in via di sviluppo hanno sicuramente bisogno di un ceto dirigente giovane, efficiente, capace. Se sono i giovani, gli efficienti e i capaci, quelli che vanno via da quelle terre, poi cosa resta? Quindi un primo fortissimo bisogno di attuare il diritto a non emigrare. Una grande attenzione alla vita umana. È insopportabile vedere la vita umana ridotta a cosa? Ridotta a scafisti che trasportano esseri umani come fossero scatole di pomodoro, con la disattenzione totale alla necessità di cura che si deve alla vita umana, in particolare nel frangente
di sovrintendere a tutto questo processo, anche per una ragione, per evitare l'orrore dei campi di detenzione che per esempio in Libia sono sempre più somiglianti a campi di concentramento. Quindi serve una forte dislocazione di interessi e di uomini, di mezzi che hanno a che fare con un'autorità sovranazionale, potrebbe essere l'Europa, se l'Europa riuscisse a ottenere un minimo di dignità per se stessa, che sta perdendo anche per la fase difficilissima che ha attraversato, potrebbe essere le Nazioni Unite, potrebbe essere l'Alleanza Atlantica, ma senza dubbio abbiamo bisogno di un intervento sovranazionale che vada a costruire il regolamento dei flussi, che ovviamente non può riguardare solo l'Italia, anche se l'Italia per posizione geografica è inevitabilmente esposta come primo luogo, diciamo così, di approdo, ma la compartecipazione è fondamentale e poi la distribuzione degli immigrati che sono assorbibili dall'Europa su tutto il territorio continentale. Se si costruiscono meccanismi del genere, si possono costruire flussi migratori che prescindono completamente dall'orrore degli scafisti, evitano le morti in mare, perché ricordiamoci sempre che si muore in mare se si parte in troppi con scafi insopportabili condotti da persone che non hanno alcun rispetto per la vita umana. Dunque alimentare quel tipo di traffico vuol dire essere complici dei trafficanti di uomini. Noi non vogliamo che questo accada, che noi abbiamo dato una risposta molto precisa a quello che riterremmo utile mettere in campo, che l'Italia evidentemente non può mettere in campo da sola. Invece, per quanto riguarda posizioni come l'aborto, sull'aborto penso che la posizione del popolo della famiglia sia troppo nota. L'essere umano esiste dal primo momento che è il concepimento. È difficile contestare questo dato in termini scientifici. L'essere umano nasce, il nostro momento numero uno della nostra vita è indubbiamente il momento del concepimento. Qualsiasi decisione di sopprimere l'essere umano entro una determinata data, per esempio in Italia entro il 90° giorno, non può che essere una scelta di natura convenzionale. In termini convenzionali si afferma che l'89° giorno quel soggetto non è soggetto di diritti e può essere ucciso, il 91° giorno quello stesso soggetto identico è invece soggetto di diritti e deve essere tutelato. Questo tipo di meccanismo è incomprensibile alla ragione umana, è evidentemente una scelta convenzionale arbitraria. Come scelta convenzionale arbitraria che decide chi deve vivere, chi deve morire, a me pare assolutamente inaccettabile. Verrà un giorno, e spero sia un giorno che potranno vedere le giovani generazioni, in cui l'aborto sarà cancellato come crimine dalla faccia della terra, perché evidenti le ragioni che lo contestano. Spero che questo giorno arrivi presto per l'Italia, perché nel frattempo abbiamo tassi di natalità che descrivono di fatto l'aborto oggi, come un vero e proprio sabotaggio del futuro del paese. Perché un paese che decide di ammazzare un bambino su 5 quando ha un disperato bisogno di natalità è un paese cieco, oltre che essere assolutamente folle. Sono assolutamente d'accordo su questo punto. Invece per quanto riguarda il popolo della famiglia, su questo poi è promosso una legge, un disegno di legge di iniziativa popolare che si chiama Reddito di Maternità, che è esattamente una proposta che tende a limitare il numero di aborti sostenendo le donne che vogliono mettere al mondo i figli con un vero e proprio stipendio, riconoscendo il ruolo sociale e lavorativo della maternità, per cui la donna trovasse il reddito zero al momento in cui partorisce, avrebbe, se andasse al governo un po' la famiglia, il reddito di maternità a garantirle la sussistenza a lei e al bambino. Indubbiamente
Ovviamente questo provvedimento limiterebbe in maniera molto significativa il numero di aborti che vengono praticati nel nostro paese. Assolutamente d'accordo. Invece la sua ideologia economica, quale è? Io aborro la parola ideologia, a me non piacciono le ideologie, a me piacciono le idee. Provo a sviluppare delle idee insieme agli amici con cui quotidianamente proviamo a dare risposte ai bisogni. Lo voglio dire ai giovani, le idee devono sempre avere a che fare con la realtà. L'ideologia è una sovrastruttura che rischia poi di diventare un idolo, perché rispetto alla propria ideologia si vuole far corrispondere la realtà. Invece molto spesso l'ideologia non ha nulla a che fare con la realtà. Bisogna, come si è visto in tantissime stagioni della storia universale, l'ultima stagione è quella più vicina a tutti, è l'ideologia comunista che naufraga. No, dicono, sembra che parta da presupposti ragionevoli, ma è proprio l'impalcatura ideologica che, poiché prescinde dalla dimensione del reale, poi va a costruire una esperienza fallimentare dal punto di vista storico. Se non si vuole fallire dal punto di vista storico, bisogna rimuovere ogni tentazione ideologica e bisogna guardare la realtà. Quindi dal punto di vista economico io guardo alla realtà e mi chiedo di cosa abbia bisogno il mio paese oggi. Secondo me il mio paese oggi ha bisogno di una grande liberazione di risorse, di una grande capacità di costruire una nuova realtà economica basata su consumi non impauriti e soprattutto su investimenti. Qual è l'investimento più forte secondo me? L'investimento nel capitale umano, perché se noi continuiamo ad avere questi tratti di un paese che perde nel saldo nati morti ogni anno centinaia di migliaia di persone, stiamo raccontandoci come un paese che vuole morire. Invece deve investire sul capitale umano, liberare le energie primarie che nel nostro paese sono racchiuse in una cellula che si chiama famiglia, e immediatamente procedere a due percorsi. Il primo è incentivare la nascita di nuove famiglie e di mettere i giovani nelle condizioni di crearsene una, senza che questo debba essere un elemento di terrore. Oggi sento i ragazzi dire no, devo avere 35 anni, due lauree, il master, il posto di lavoro sicuro, la casa comprata e poi forse metto tutta. Bisogna mettere in condizione i giovani di anticipare molto queste scelte e di cominciare a costruire quei nuclei vitali del nostro tessuto sociale ed economico che sono le famiglie. E questo si fa godendo di maternità, si fa intervenendo sui mutui in prima casa, si fa intervenendo costruendo incentivi al matrimonio e si fa creando dunque il presupposto affinché i ragazzi possano sentirsi accolti del loro progetto di vita. L'altra questione è la leva fiscale, che è cruciale. Serve una fondamentale riforma del fisco di questo paese. Come si fa una riforma fiscale giusta e costituzionalmente adeguata a ciò che sono i dettami della casa? Deve essere una riforma che prende in considerazione la progressività della tassazione, per questo siamo contrari a ogni forma di flat tax, così come siamo contrari a ogni forma di imposta patrimoniale. Bisogna imporre le tasse semplicemente ragionando sul reddito pro capite. Il che vuol dire evidentemente che 40.000 euro guadagnati da un singolo in un anno sono diversi da 40.000 euro guadagnati da un papà di famiglia che mantiene con quei 40.000 euro moglie e tre figli. È evidente, invece oggi dal livello di tassazione è identico. Bisogna costruire quello che noi chiamiamo quoziente familiare, cioè una grande riforma che metta in condizione quel papà di avere una dimensione di ricchezza spendibile che faccia sì di innescare tutto un ciclo virtuoso dei consumi che attraverso l'abbattimento della pressione fiscale sulle famiglie, a partire dalle famiglie numerose con figli, possa veder rinascere, perché il paese rinasce non con i redditi di cittadinanza, non con il sussidio
famiglie, i matrimoni, i figli, perché sono quelli passati responsabilizzanti dell'esistenza. Se io fossi solo, potrei, diciamo così, fare a meno di continuare a produrre ricchezza, di limitarmi alla mia sussistenza, avendo io a carico moglie e 3 bambine, devo far di tutto e dunque produco ricchezza per mantenere questa famiglia. Evidentemente dentro dunque la nascita di centinaia di migliaia di nuovi nuclei familiari in anno c'è il futuro possibile del nostro paese, della crescita anche economica dell'Italia. Invece, per quanto riguarda l'ambiente, cosa è necessario fare per migliorare la situazione? Stare attenti a non avere l'ideologia dell'ambiente. Ho letto per esempio alcune posizioni dell'ambientalismo, in particolare tedesco, che è molto forte in questa fase, alle elezioni autunnali rischia di essere un partito trainante nelle elezioni politiche che costruirà con l'era del dopo Merkel, per capirci. La cancelliera tedesca ha dominato la Germania per 16 anni, abbandona il governo, lascia la politica e si apre una stagione tutto nuova in cui, per esempio, l'ambientalismo tedesco rischia di essere una forza particolarmente significativa e trainante. Dentro quella cultura ambientalista c'è, per esempio, un'idea che la maternità sia inquinante, che il far nascere figli sia una modalità di consumare risorse ambientali. Vengono addirittura definite acque per certi versi. E questo mi preoccupa molto perché è figlio di una cultura neomalthusiana che secondo me non ha niente a che fare con l'ambientalismo sano. Io suggerisco a tutti invece la lettura di un ambientalismo cristianamente ispirato, che è contenuto in particolare in un'enciclica meravigliosa di Papa Francesco, che è la Laudato Si, che essendo figlia, un papa che si chiama Francesco non può non dare evocazione evidentemente alla cultura ambientale tipica del francescanesimo in Italia, dobbiamo essere capaci di costruire questa dimensione e questo link che è fatto di tradizione, radice e grande innovazione. Grande attenzione alle rinnovabili, grande attenzione all'energia eolica e all'energia che si può costruire ottenendo forza delle nostre realtà naturali come il sole. È evidente che coprire l'Italia con pannelli fotovoltaici sarebbe un'operazione da immaginare per creare più sacche possibili di indipendenza della produzione dell'energia. Poi però evidentemente dobbiamo stare nel mondo, sappiamo che le questioni energetiche sono questioni cruciali che riguardano anche aspetti di geopolitica, il ruolo in questo momento della Turchia, il ruolo in questo momento della Russia, cioè il ruolo che una volta sapeva svolgere l'Italia nell'area del Mediterraneo e che ho paura che oggi non sappia più svolgere con la capacità di incidenza che aveva almeno fino a 20 anni fa. Ecco, intrecciare tutto questo vuol dire voler bene all'ambiente. Bisogna essere profondamente competenti, altrimenti si parla dell'ambientalismo sciatto alla Greta Thunberg, che è un ambientalismo ideologico, ancora una volta, montato su una sconnessione rispetto alla realtà, che può avere forte presa, in particolare nei contesti giovanili, ma non ha a che fare con i bisogni reali di una nazione come l'Italia, che ha le sue caratteristiche in maniera autonoma ai bisogni e alle necessità che esprime in termini ambientali. Invece l'energia nucleare potrebbe essere una soluzione. Ci troviamo davanti a un vincolo che sono quelli sono i vincoli referendari, che è sempre difficile superare. Io non sono aprioristicamente un oppositore del nucleare, tra l'altro il nucleare sicuro di ultima generazione è particolarmente interessante da molti punti di vista. Abbiamo tante centrali al confine con la Francia, quindi evidentemente stiamo già correndo, però ripeto, ci sono dei vincoli di natura referendaria che quando c'è di mezzo, chiamiamola così, una presa di posizione del popolo italiano, sono sempre molto rispettoso. Dal punto di vista personale non ho un astio nei confronti dell'energia nucleare, e poi conosco
elementi di rischio che comunque corriamo con l'Italia circondata, da 35 anni in sede estera, di cui non godiamo i benefici, correndo però qualche rischio di impatto ambientale. Quindi in tutta evidenza questo imporrebbe una riflessione, ma l'ostacolo che ha rappresentato una scelta democratica assunta dal popolo italiano rimane tale e va valutato rispetto a, anche rispetto a questo tipo di elementi. Per quanto riguarda il cristianesimo, no? Ultimamente si sta un po' perdendo. Come mai? Cioè, tra i giovani non c'è molto appeal. Io non sono prete, quindi non riuscirò a fare il catechista che ti invita a andare a messa. Però è indubbio che quando uno poi si avvicina al messaggio di ha due strade inevitabili. Noi contiamo gli anni dal giorno in cui è nato Cristo, le nostre festività, i nostri riti, la nostra quotidianità, la nostra morale, i nostri valori sono tutti profondamente e assolutamente legati alla radice cristiana. Allora dobbiamo farci una domanda, perché ogni volta che andiamo, ci sarà andato un cugino, avrei fatto battesimo, ci sarà stata una prima comunione, avrà assistito a un matrimonio piuttosto che a un funerale. Ogni volta che attraversiamo quel portone, ci rendiamo dentro quella cerimonia che così punteggia la nostra esistenza, quanto anche fossimo atei praticanti, anche da atei praticanti si finisce inevitabilmente a dover partecipare a queste dimensioni, che sono dimensioni poi comunitarie. Ci dobbiamo sempre chiedere la fondamentale questione. È tutta una favola. È stata tutta una grandissima presa in giro dell'umanità. Questo è il punto cruciale. Se è tutto un gigantesco racconto che ha attraverso 12 persone piuttosto ignorantelle nate in Medio Oriente, condizionato l'esistenza dell'intero mondo, tanto da essere ancora elemento di scandalo e di persecuzione, perché nessuno come i cristiani viene ancora oggi, 2000 anni dopo Cristo in croce, messo in croce e perseguitato come i cristiani. Se tutto questo è stato così determinante perché era una favoletta, ragazzi, applaudi al genio del marketing che l'ha costruita, perché come dire, ha avuto efficacia. L'uomo è veramente risorto, ha veramente sconfitto la morte, veramente quell'uomo ha dato forza a quei 12 sperduti facendo papa uno che l'aveva appena rinnegato, ricordiamocelo sempre, e affidando la propagazione del verbo a un santo che però prima era un assassino di cristiani. O tutto questo è avvenuto, ripeto, per mostrare un meccanismo del marketing, o forse c'è qualcos'altro. Quando ci si avvicina a indagare qualcos'altro, io consiglio sempre la lettura del Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco si legge in 80 minuti, sono 16 capitoli molto brevi, estremamente cinematografici, scritti con una penna che sembra uscita dai social network. Davvero immediata, fortissima, capace di darti risposte a quelle domande fondamentali, esistenziali. Poi magari tra un passetto in più si va a leggere uno dei tre Vangeli non sinottici, il Vangelo non sinottico è il Vangelo di Giovanni, quello che comincia con il principio era il verbo, e il verbo era Dio, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. E lì ti immergi dentro una lettura complessa ma fondamentale per la nostra civiltà. Io dico che possono aver costruito tutti i libri di Michela Murgia del mondo, ma resta un pochino più potente quel messaggio evangelico così colossale, quella figura che poi è una figura di incontro, che è la figura di Gesù Cristo. Lo incontri e poi
avversario nel momento dell'incontro e prova a uscirne, diciamo così, non condizionato in termini positivi, come si incontra quando si incontra una persona dalla fortissima capacità carismatica. Questo elemento lo consiglio come esperienza, proprio a chi dice che il cristianesimo sta sparendo, ricordando che il nome di Gesù Cristo ancora oggi molti vengono martirizzati, molti fanno scelte di colossale coraggio, e sarebbe bene che anche l'Italia, dove siete il corpo del primo Papa, di tutti i Papi, dove Roma è capitale della cristianità, fossimo in grado di recuperare l'enorme portato storico che deriva da un portato religioso rappresentato dalla Chiesa cattolica. Anche quest'altro per la bellezza delle opere d'arte, di cui dobbiamo dire grazie alla Chiesa cattolica, dovremmo capire che forse davvero un alito di Dio deve essere arrivato da queste parti, e non sottovalutiamo, perché se noi siamo, come dice Puccini, solo gli altri che le magliate lo vistano tra le piante, senza la capacità di avere un po' di ali, e dunque siamo solo materialisti con il chiodo fisso, dice Puccini. Il materialismo non riesce a spiegare l'essere umano, e questo rimane un grande punto interrogativo per tutti. Poi si rischia di rifugiarsi nel ciarpame, appunto, nel ciarpame ideologico che sta lì a colmare i vuoti, e allora meglio rivolgersi e rifugiarsi invece tra le braccia di chi ama, tra le braccia di chi ti vuole davvero bene. Cristo ti ama, questo è il punto fondamentale. Quando lo incontri lo capisci. Assolutamente d'accordo. E un'ultima domanda, anzi più che una domanda, che messaggio vuole mandare al suo non penso amico, alla sua non penso amica Vladimir Luxuria, come messaggio conclusivo di questa intervista, e anche a Cecchi Paone? A Vladimir Luxuria dico che il tempo sta passando e mi aspetto che tra poco proprio il tempo, il fattore tempo, costringerà Vladimir a venire a farti con la verità. Quando io vado in trasmissione, io ho un pezzo, vado in trasmissione molto presto, in trasmissioni televisive di primaria importanza, vado proprio in 30 secondi prima della diretta, perché non mi faccio mai mettere neanche la sigla. Luxuria deve fare 2 ore di trucco e parrucco ogni volta. La verità prima o poi viene fuori. Ho visto Platinette rinunciare, diciamo, ormai alla copana, no? A tutta quella sceneggiata, e vedi fuori come Mauro. Quando lo vedi come Mauro, hai subito l'impressione di una forza, una verità, una sincerità con le sue parole. Con Platinette ti diverti, può essere divertente, può essere molto intelligente, arguta, simpatica, ma poi la verità è nuda. E allora io consiglio caldamente, perché il tempo va avanti, di fare i conti con la verità che è nuda e non riuscirai mai a fermarla col trucco e il parrucco. Dovrai solo avere un'ora in più dedicata a quel tipo di triste attività di copertura di ciò che non è, diciamo così. Se invece ci riusciamo ad adeguare a ciò che si è, io non sono certo una bellezza, no? Per esempio, in televisione, per quello che sono, con le mie evidenti falle, i miei evidenti limiti, anche fisici, ma quello siamo. E se noi sappiamo proporci con la verità di ciò che siamo, effettivamente, senza la sovrastruttura, la verità è anche bella. Allora io mi aspetto da Luxuria di vedere tra poco comparire un altro. Bella verità di essere umano. Cecchi Paone, mi dispiace la sua applicazione alla massoneria, io faccio molta fatica ad accettare la presenza della massoneria nel nostro paese in maniera così flagrante e significativa, per cui mi auguro di bene, non ho ostilità nei confronti di nessuno.
noto, io sono stato insultato e querelato 100 volte, senza riuscire, non sono mai riusciti nessuno neanche a mandarmi a processo, mi prosciolgono sempre in istruttoria affermando che le mie parole sono sempre sensate e vere e che il fatto non costituisce reato. Io non ho mai denunciato nessuno, non ho voglia di litigare, non ho astio, non ho odio nei confronti di nessuno, non ho fobie, quindi a ogni persona auguro di bene e auguro a ciascuno, a partire da me stesso, di poter far sempre bene i conti con la verità. Se sei in grado di fare i conti con la verità, alla fine la vita diventa divertente e gratificante, qualsiasi sia la battaglia. Grazie mille per la disponibilità, grazie mille per questa intervista e ti invitiamo molto presto a ritornare e grazie mille ancora. Sei stato veramente esaustivo, esauriente e molto chiaro nelle tue idee, che la maggior parte, tra l'altro, posso dire che condivido, quasi tutto o forse tutto. E quindi nel ringraziarti ti invito presto a ritornare e ti saluto e ti auguro buona settimana. Grazie mille. Grazie. Ciao, arrivederci.